Temporali sulle Marche, a Fano strade chiuse, sottopassi allagati, c'è chi ironizza con un giro in gommone. L'arma dei carabinieri compie 209 anni, le celebrazioni anche a Pesaro Urbino. 181 gli arresti eseguiti nell'ultimo anno, più di 1700 le denunce. Oltre 16.000 le richieste di pronto intervento e i furti e le rapine rappresentano il 35% dei reati commessi. Colori diversi per un'unica tenda, sabato torna a Fano la festa dei popoli, l'evento si sposta al Lido e propone canti, balli, spettacoli e momenti di riflessione. Record di pubblico e grandi numeri per la 21esima edizione del Brodetto Fest, 10.000 i brodetti serviti nel circuito ristoranti e 3.000 nella cucina dei pescatori, sold out al Pala Brodetto. Trevalli Cooperlat festeggia 60 anni di attività, l'azienda marchigiana celebra il traguardo lanciando un progetto innovativo di filiera per il territorio che si candida a modello economico nazionale. Palazzetto dello Sport di Fano, gremito di alunni delle scuole secondarie di primo grado per il progetto Il Fair Play riparte dalla scuola, consegnato il premio dello studente a tre giovani meritevoli, per loro una targa e una borsa di studio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. I temporali di queste ultime ore hanno provocato allagamenti anche in diverse zone della città di Fano, alcune strade sono state chiuse al traffico e diversi sono stati gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Ha raggiunto i nostri studi il sindaco di Fano Massimo Seri, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Con il quale faremo il punto della situazione e innanzitutto le chiedo quali sono state le maggiori criticità. Beh, intanto dobbiamo dire che ci abituiamo ormai purtroppo a situazioni come queste, anche se oggi non è stata una giornata particolarmente impegnativa, anche se c'è stata un'ora di pioggia intensa, quando si concentra in maniera così violenta in un poco tempo inevitabilmente crea dei disagi. Noi ci siamo subito adoperati, alle 3 eravamo già convocati come COCER, eravamo già operativi. Subito i nostri mezzi, Polizia Municipale, Protezione Civile, il nostro ufficio tecnico, tutti operativi. Ormai abbiamo una macchina onestamente ben attrezzata e sempre pronta all'emergenza, anche se poi non si è mai prontissimi perché ovviamente le cose non vengono mai preparate, non ci sono avvertimenti. Ad oggi, in questo momento, la situazione è completamente sotto controllo e abbiamo avuto insomma un paio d'ore intense dove si sono creati allagamenti, qualche sottopasso, qualche allagamento di garage, fortunatamente molto, molto pochi, alcuni problemi in alcune strade, alcuni disagi in strade di campagna più periferiche dove si sono creati delle infiltrazioni di acque che hanno creato delle buche e degli smottamenti, però come dicevo adesso stiamo ancora sul pezzo, però è tutto sotto controllo, qualche problema in qualche scuola, in qualche edificio, ma insomma siamo su tutti. Sindaco, ci sono stati anche diversi commenti in queste ore che hanno riguardato il sottopasso del Lido. Come mai si è allagato ancora una volta, nonostante i lavori per la vasca? Intanto le due situazioni più critiche sono state, una in particolare, quella di via Bisacane, di fronte alla stazione, che non è una novità, lì c'è un problema importante. Abbiamo capito qual è l'intervento che deve essere fatto già da tempo. L'avevamo già inserito nella pianificazione di un finanziamento che stiamo attendendo, perché è un intervento importante che non è solo un piccolo intervento, sono più interventi per risolvere il problema. E lì deve intervenire anche ASET? Sì, è un progetto realizzato da ASET, ovviamente cofinanziato, però insomma non è una cosa che si fa in due giorni, ci vogliono chiede del mesi tempo, e progetti, sì. Ecco. Invece al Lido? Al Lido invece la vasca è in funzione, devo dire le pompe hanno una potenza molto forte, che sono in grado di dare risposte anche a situazioni peggiori. Si è riscontrato un problema, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, siamo qui a verificare la situazione, alcune cose si verificano poi con la casistica. E
c'è una difficoltà a raccogliere l'acqua quando arriva tutta copiosa, tant'è che questa mattina stavano lavorando per allargare le caditoie esistenti, perché il problema è solo di riuscire a far entrare nella vasca maggiori quantità in tempo più veloce, perché l'impianto altrimenti funziona benissimo, e in ogni caso rispetto al passato, dobbiamo dirlo, si è vista l'acqua per un po' di tempo, ma poi è stata completamente raccolta. In passato si rimanevano delle ore, dovevamo chiudere la strada, c'era una situazione di disagio. E oggi quel disagio è stato radicalmente ridotto, si verificano ancora queste situazioni, con i nostri tecnici abbiamo fatto fare delle verifiche, quello che si è riscontrato è aumentare la capacità di penetrazione dell'acqua piovana nel momento che arriva, perché lì non è solo quella che si raccoglie nella piazzale, ma anche quella che arriva dalla strada, dalla statale, raccoglie molta acqua. Quindi, ripeto, già questa mattina stavano lavorando, si sono interrotti poi con la pioggia, nei prossimi giorni quindi sarà ampliata la capacità di raccolta e vediamo se sarà sufficiente o sarà necessario fare un ulteriore intervento. Invece i fiumi, torrenti in particolare, I corsi d'acqua, devo dire, sono andati tutti sotto controllo, non ci sono state problematiche particolari, non ci sono state problematiche nella zona di Ponte Sasso come la volta scorsa, quindi in questo momento possiamo dire che i nostri tecnici, le nostre squadre stanno intervenendo per risistemare quelle situazioni di disagio che si sono create, in particolare in alcune strade più periferiche. La Protezione Civile della Regione Marche ha prolungato l'allerta gialla per temporali su tutte le Marche fino alla mezzanotte di domani, e già diverse persone ci hanno chiesto se le scuole rimarranno aperte o chiuse. No, le scuole sono aperte, perché intanto è allerta gialla, non è allerta arancione. Rispetto alla volta scorsa dove avevamo un'allerta, ripeto, arancione, ma c'era anche una problematica forte data dai venti che arrivavano dal mare. Oggi non ci sono le condizioni di preoccupazione che portano alla chiusura della scuola, quindi domani tutti a scuola. Quindi scuole aperte, e nelle prossime ore continuerete a risolvere le piccole criticità che ancora state riscontrando, così come la riapertura delle strade e dei sottopassi che erano stati chiusi. Sì, no, sono già tutti in perfetta funzione, è stato breve il periodo di disagio. Grazie al sindaco di Fano Massimo Serra, e noi andiamo avanti con il nostro giornale. Ieri, perché le forti piogge sono cadute in particolare nella zona di Fabriano, nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Attigio, dove si è formata una frana con un'estensione di circa 150 metri che ha creato qualche problema alla circolazione stradale. Invece lungo via Cupa si è creata una voragine nella pubblica via con una lunghezza di circa 2 metri. Non si riscontrano danni a persone o cose. In tutti e due gli interventi la squadra di Fabriano ha provveduto a mettere in sicurezza le aree coinvolte. Sul posto anche la polizia locale e il personale dell'ufficio tecnico del comune. Nel fine settimana il maltempo ha colpito anche l'entroterra della provincia pesarese. Sul Monte Catria, due mucche e sei cavalli, di cui tre puledri, sono stati uccisi dai fulmini. In quota sono state soccorse 20 persone con bambini rimaste bloccate. L'ANAS invece è intervenuta sulla statale 3 Flaminia, chiusa a causa della caduta di detriti sulla carreggiata nel tratto che collega Caglia a Cantiano. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ufficio viabilità della provincia. Ad aggiornare i cittadini sui social è stato anche il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, che ieri ha lanciato l'ennesimo appello. Basta attendere e lasciare che un intero territorio si sgretoli, ha detto, e si comprometta l'incolumità dei residenti e dei passanti. I continui e preoccupanti fenomeni meteorologici che con forte intensità e frequenza si stanno abbattendo sul comprensorio del Catria evidenziano in maniera non più rimandabile l'urgente necessità di intervento per la messa in sicurezza di un territorio che ha tuttora, a quasi 9 mesi dall'alluvione dello scorso 15 settembre, ferite aperte e tanti problemi irrisolti. Basta, ha proseguito il primo cittadino, anteporre le questioni tecniche e le problematiche burocratiche alla ormai necessaria messa a terra delle risorse. Basta con i continui rimpalli di responsabilità. Ci rivolgiamo al presidente della Regione Marche, commissario delegato alla gestione emergenziale, agli assessorati di competenza, all'ambiente, alle infrastrutture. Dov'è, ha chiesto Piccini, la programmazione ordinaria degli interventi su questo territorio? Serve un piano di individuazione delle cause e di messa in sicurezza di cittadini, imprese e reti viarie. Ci sono colpevoli, ritardi, disfunzioni. Si abbia il coraggio di fare nomi e cognomi dei responsabili. Si portino avanti azioni di protesta, ma si smetta solo dalla poltrona di casa di sminuire il lavoro di chi si adopera, oltremodo per cercare di concretizzare risultati per tutta la comunità
Cantianese. Abbiamo chiesto alle autorità competenti, ha concluso il sindaco, di verificare se esistono i presupposti per un reato di procurato allarme ed eventualmente procedere per le vie legali, costituendo l'amministrazione comunale come parte civile. Cambiamo argomento. Questa mattina a Pesaro si sono svolte le celebrazioni per il 209° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, un'occasione importante anche per tracciare un bilancio sulle attività svolte nell'ultimo anno nella provincia di Pesaro Urbino. Il servizio di Marco Lonigro. Il 5 giugno ricorre il 209° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nella giornata odierna, presso la caserma, sede del comando provinciale, si è svolta una cerimonia per celebrare la ricorrenza. Presenti le autorità militari, civili e religiose della provincia, il comandante provinciale dei Carabinieri e il prefetto di Pesaro Urbino. Auguri carissimi a tutti i militari dell'Arma e ai loro familiari. Non posso che ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri e tutti i militari anche di Pesaro per l'attività che svolgono ogni giorno, per la vicinanza, per il supporto, per l'attenzione ai territori e per le proposte e le soluzioni sempre efficaci. E i Carabinieri sono sempre pronti, sempre attivi, sempre immediati, quelli immediatamente vicini alle popolazioni. Non riesco a immaginare un'Italia senza i Carabinieri. Sulla cerimonia odierna è sempre una grande emozione. Sì, spero che nella semplicità possa aver dimostrato che il nostro attaccamento alle persone, anche con questi riconoscimenti militari consegnati proprio dai sindaci, dai loro sindaci, spero che sia un po' più significativo rispetto a quello che viene fatto normalmente. Poi la partecipazione dei bambini è sempre gradita. Occasione importante per tracciare un bilancio. Nell'ultimo anno, secondo i dati statistici riferiti al periodo maggio 2022 e aprile 2023, i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato oltre 16.000 interventi. No, la situazione attuale della provincia è assolutamente, diciamo, possiamo dire tranquilla. Logicamente sono le problematiche di tutte le province, le medie province italiane, però non c'è assolutamente nessun allarme, se non logicamente situazioni particolari, specifiche, come noi e non la polizia, la finanza e tutti gli altri enti riusciamo a intercettarle per tempo. Nell'ultimo anno, a parte, diciamo, quella che può essere il traffico di droga, ma di piccolo livello, non di grosso traffico, che proveniente da fuori, abbiamo logicamente un grande incremento, una grande situazione particolare per quel che riguarda i codici rossi, quindi logicamente violenza sulle donne e violenza di genere, che logicamente dove la conflittualità comunque all'interno delle famiglie e all'esterno è aumentata. Sono, rispetto all'anno precedente, è difficile fare confronti perché era ancora un anno quasi pandemico, quindi ancora difficile, quindi rispetto al 2019, che è l'anno pre-pandemia, i reati sono in calo. Domani, martedì 6 giugno alle ore 21, nel cortile dei Musei Civici, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci incontrerà stampa e cittadini per raccontare i suoi 9 anni da sindaco. In caso di pioggia l'iniziativa si svolgerà regolarmente nel loggiato, sarà un'intervista a più voci per parlare di cultura, infrastrutture, sport, turismo, sostenibilità e futuro della città. Torniamo a Fano per parlare dei lavori di asfaltature che da mercoledì 7 giugno verranno avviati in via Fossa a Sant'Orso. Dal 12 giugno ci si sposterà su Piazza del Popolo. Contemporaneamente verrà asfaltata la rotatoria di via Einaudi all'altezza del Brico Center con traffico alternato, mentre il giorno successivo inizierà la stabilizzazione di via Meda. Il traffico sarà interrotto solo per alcuni momenti, garantendo il senso unico alternato per tutte le strade coinvolte. Ora la Festa dei Popoli, una manifestazione ormai ricorrente nel calendario degli eventi fanesi che si svolgerà sabato prossimo, quest'anno a Lido e non in Sassonia come in passato. Sarà una festa ricca di attrazioni ma anche di momenti di riflessione, in modo particolare sul diritto di cittadinanza degli immigrati di seconda generazione nati in Italia. Massimo Foghetti. Con l'obiettivo di favorire una cultura dell'incontro attraverso la conoscenza di coloro che giungono nel nostro territorio da altri paesi, si svolge sabato prossimo a Lido la Festa dei Popoli. Sono diversi i popoli rappresentati a Fano e nel territorio circostante. Vi sono immigrati che sono giunti dall'Europa dell'Est, dall'Africa continentale, da quella mediterranea, dall'Oriente e dall'America Latina, ciascuno con il proprio bagaglio di cultura, di tradizioni, di ricordi e desideri di costruirsi un futuro migliore. La Festa dei Popoli vuole essere un'occasione sia per i fanesi che per gli stessi immigrati di apprezzarsi l'un l'altro e di arricchire tramite il confronto e l'integrazione le loro conoscenze. La festa, che viene organizzata come una vera e propria festa con canti, balli e spettacoli,
propone anche momenti di riflessione. Ce ne parla Don Sandro Messina, direttore regionale dell'Ufficio Pastorale Migrantes. Questa non conoscenza comporta ovviamente l'aumento dei pregiudizi. Ne cito solo uno, tutti ritengono che la maggior parte dei migranti, degli immigrati, sono magari di religione musulmana, che vengono qui per togliere le nostre tradizioni. Tutto questo nella conoscenza interpersonale non è assolutamente vero. E poi i numeri ci dicono altro, la maggior parte degli immigrati in Italia sono di religione cristiana. Io penso che un problema vero in Italia in questo momento non è l'immigrazione, ma è l'emigrazione. Il numero degli immigrati italiani è superiore al numero degli immigrati. E questo è il vero problema, lo fa scappare i nostri giovani, anche perché quelli che vanno via sono minimo diplomati, per non parlare del gran numero dei laureati, ricercatori, eccetera. Diciamo qual è il programma. Bene, sì, iniziamo alle 9 con con il torneo di calcetto che abbiamo voluto intitolare alla Barbara Zenobi, una nostra volontaria. Poi la parte centrale della festa, vogliamo accendere i riflettori su questa problematica delle seconde generazioni. Quindi seconde generazioni, quale futuro senza cittadinanza? Per far tornare gli italiani di seconda e terza generazione in Italia. E l'augurio che anche i nostri immigrati possano avere fra qualche anno le stesse attenzioni. Poi entreremo nel vivo nel tema con la presenza di Mohamed Kenawi, che è il regista del documentario Tantan Basket, e la presenza di Sonny Olumati, nato in Italia, 32 anni, ancora per problemi burocratici non riesce ad avere la cittadinanza. Poi conclude il Vescovo Armando, poi stand gastronomici, un momento di festa con canti e danze. E tutto questo dalle 16 in poi? Alla tenso struttura del Lido, quest'anno abbiamo cambiato luogo. E in caso di forte maltempo ci spostiamo al centro pastorale in via Roma 118. Oggi la Festa dei Popoli è stata presentata nella Sala della Concordia del Palazzo Comunale anche dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini. Del fenomeno immigratorio del nostro territorio, dove i 2/3, ricordiamolo, sono donne, la stragrande maggioranza sono donne dell'Est che viene nel nostro territorio per occuparsi di lavori di cura, e questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché molto spesso i loro lavori sono lavori che fanno quasi esclusivamente loro. E questo ci ha dato la possibilità sia di conoscere meglio questi fenomeni sia di entrarci in dialogo. Nel fine settimana il lungomare fanese è stato inondato dai sapori del mare con la 21ª edizione del Brodetto Fest, un ricco programma per tutti i gusti che ha registrato il record di pubblico, un format sempre più attento a bambini e adulti che hanno potuto rivivere giornate immerse nelle tradizioni marinare. Il servizio di Cristiana Guerra. È stato un insieme di abbinamenti esclusivi, degustazioni e divertimento che ha messo il mare al centro, facendo rivivere un fine settimana ricco di appuntamenti. Si tratta dell'evento dedicato alla cultura, alla storia e alle tradizioni marinare che si è tenuto sul lungomare Simonetti di Fano, il Brodetto Fest. Giunta alla sua 21ª edizione, la kermesse dedicata alle zuppe di pesce che i pescatori cucinavano a bordo delle loro imbarcazioni è tornata ad essere la protagonista. Organizzatore della manifestazione è la Confesercenti, in collaborazione col Comune di Fano e la Regione Marche, per incentivare il consumo del pesce dell'Adriatico e il settore della ristorazione. Da 20 anni sappiamo quali sono i risultati che il festival ha nella città di Fano, e naturalmente quello che il nostro lavoro è quello di continuare nella nostra promozione turistica per 4 giorni, e non solo, perché la nostra è una promozione dedicata a tutta la filiera del mare, a tutta la filiera della pesca, che parte dai nostri marinai fino ad arrivare sulle nostre tavole con i nostri ristoratori. Un impatto veramente eccezionale. Per 4 giorni abbiamo parlato di mare, di pesca, di educazione alimentare, rispetto per il mare, rispetto per le nostre tradizioni. Per la prima volta abbiamo fatto la gara delle zuppe di pesce. Naturalmente la visita del ministro Lollobrigida, che ci ha onorato della sua presenza, questo ci rende ancora più orgogliosi, perché per la prima volta un ministro viene in occasione di un festival gastronomico. Nei prossimi anni sarà l'obiettivo principale quello, come ho già detto, di rendere Fano capitale
internazionale, no? Diciamo che non mondiale, ma internazionale delle zuppe di pesce e dei brodetti. Spostata da settembre a giugno, la manifestazione ha visto 50 iniziative in cui chef stellati e noti personaggi televisivi si sono cimentati rispettivamente in cooking show, gare di cucina, convegni e concerti. Novità di quest'anno il brodetto wine, mentre per i più piccoli il brodetto kids, per far comprendere l'importanza della biodiversità marina. Un format internazionale che ha riconfermato il successo di presenze nell'intera città. Gli hotel hanno avuto una buonissima presenza, sicuramente in crescita rispetto agli anni passati. Una grande promozione fatta sulla gastronomia in questi periodi, anche internazionale. Siamo stati noi direttamente a Londra, abbiamo avuto una grande promozione a Barcellona ed un brodetto che è stato spostato a giugno proprio per aprire la stagione. Insomma, dei momenti molto importanti per farci conoscere al meglio. Siamo sulla strada giusta per aprire il turismo anche fuori dalla stagione balneare, perché abbiamo bisogno di lavorare di più sulla cultura, sulla gastronomia, sulla la possibilità di viverci all'aria aperta per attirare turisti anche in questi periodi. E al Brodetto Fest c'era anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che domenica mattina ha partecipato pure alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni dei 60 anni di Trevalli Coperlat, un'azienda marchigiana conosciuta a livello nazionale nel settore lattiero caseario. Sessant'anni di storia, una vita di successi, un modello imprenditoriale che rappresenta un esempio economico e sociale tale da posizionarsi tra i primi gruppi lattiero-caseari del panorama nazionale. Si tratta della Trevalli Coperlat, nota azienda italiana che domenica scorsa, all'interno di una conferenza stampa tenutasi a Fano, ha presentato la filiera nata da un'idea di tre amici, animati dal sogno di creare una grande azienda agricola basata sui valori di cooperazione. Presenti al convegno l'onorevole Mirko Carloni, Piero Cimarelli, presidente della Trevalli Coperlat, il governatore della regione Acquaroli e il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. La qualità è l'elemento cardine della nostra economia. Noi non siamo una nazione di quantità eccezionale, siamo una nazione della qualità eccezionale, siamo una superpotenza della qualità che nel mondo viene riconosciuta tale e con grande riscontro in termini commerciali, una crescita economica che però può essere ancora più forte grazie all'export, grazie a un consapevole consumo dei prodotti utilizzando quella capacità unica delle persone, dei cittadini, degli esseri umani che è scegliere rispetto all'informazione corretta. Una struttura fondamentale per le Marche, suddivise in 9 cooperative e dislocate in 6 regioni, con sede principale a Jesi. Da sempre attenta alle persone, alla socialità ed orgogliosa delle proprie radici marchigiane, l'azienda fonda la sua filosofia su 4 pilastri fondamentali: tradizione, territorio, qualità e innovazione. La filosofia di Coperlat è sempre stata quella di operare, fare in modo di anticipare le tendenze del mercato e puntare a prodotti di tipo industriale che ad alto contenuto, prodotti che sono sia a base latte che a base vegetale, che hanno portato Coperlat ad essere uno dei primari attori sul panorama nazionale. L'azienda, in enorme crescita ed espansione, ha raggiunto un fatturato di circa 250 milioni di euro, di cui 60 realizzati all'estero. In questo senso la responsabilità sociale di Coperlat ci ha portato a pensare, a interessarci a un progetto che è un progetto di filiera, perché riguarda i nostri produttori, i nostri allevamenti, per fare in modo che questi possano meglio contrastare una perdita di valore, una perdita economica per il fatto, soprattutto nelle zone montane, nelle zone collinari, dove la complessità degli allevamenti e i costi di produzione sono maggiori. Però c'è anche da parte della generalità del paese un'attenzione nei confronti dei territori non urbani, cercare di valorizzare sempre più quelle zone e collegarle agli allevamenti di quelle zone. 550 studenti delle scuole secondarie di primo grado questa mattina hanno riempito il palazzetto dello sport per il progetto del Panathlon denominato il Fair Play Riparte dalla Scuola. Dopo un convegno sono stati premiati gli studenti delle classi terze che hanno elevato un elevato rendimento scolastico e sportivo. I
Comportamenti ispirati alla cavalleria sportiva, rispetto dell'avversario, lealtà, correttezza, rifiuto del doping e di attività fraudolente nelle competizioni sportive devono maturare nella coscienza dei giovani di pari passo con la crescita culturale e l'educazione civica durante i diversi livelli della formazione scolastica. Mi ha convinto il Panathlon International, che ha invitato tutti i Panathlon Club ad attivarsi per attuare il progetto Il Fair Play riparte dalla scuola. Quello di Fano ha aderito all'iniziativa, che si è conclusa questa mattina al Palazzetto dello Sport, con 550 alunni delle scuole secondarie di primo grado della città. Quando è iniziato questo percorso? Questo percorso è iniziato a febbraio con un incontro preliminare con le scuole e con l'assessore che gentilmente ci hanno messo a disposizione questa struttura. Siamo andati dentro ogni singola classe delle scuole medie di Fano a spiegare che cos'è il Panathlon, che cos'è il CONI, che cos'è il Fair Play, in preparazione alla giornata di oggi e all'intervento dei relatori che gentilmente si sono proposti di venire qua gratuitamente per fare un intervento a questi ragazzi. Visto che ci sono oggi le premiazioni, quali sono state le attività portate avanti insieme ai ragazzi? Allora, il premio si chiama appunto premio studente atleta, quindi i requisiti dovevano essere un ottimo studente, uno studente che si comporta anche bene a scuola, e anche ovviamente un ottimo sportivo e soprattutto un ragazzo che si comporta in maniera corretta all'interno dello sport che pratica. E quindi le candidature ci sono arrivate dai dirigenti scolastici e ovviamente dagli insegnanti di motoria delle scuole, che ci hanno indicato i ragazzi che andavano ovviamente bene a scuola, che hanno degli ottimi voti a scuola e si comportano bene a scuola. E il modulo, la seconda parte, è stata compilata dalle società sportive che ci hanno mandato il curriculum sportivo di questi ragazzi, con i risultati raggiunti, e soprattutto un criterio di valutazione importante per noi è stato l'impegno nelle ore settimanali che mettono questi ragazzi nell'attività sportiva che fanno. Al termine del convegno si è passati alle premiazioni partendo dalla Coppa CONI, che è andata a Gioia Calcinari dell'Istituto Comprensivo Matteo Nuti, le Coppe Panathlon invece a Giovanni Bighetti dell'Istituto Comprensivo Padalino e a Sara Rosati della Nuti. Poi la borsa di studio e il premio Comune di Fano, che sono stati assegnati a Martina Mencoboni della Padalino, mentre la borsa di studio e il premio Panathlon Club Fano a Michelangelo Vergoni della Nuti. Infine la borsa di studio e il premio speciale Schnell è stato consegnato, tra tifo e applausi, ad Agata Biancolini dell'Istituto Comprensivo Gandiglio. Ragazzi che grazie a un progetto della Panathlon sono riusciti a formarsi all'interno di quello che è il mondo del Fair Play. Il Fair Play è un gesto nobile, un gesto gentile, è un gesto che dovrebbe esserci nel nostro quotidiano e che insegna i giovani sicuramente a vivere meglio, perché a vivere senza giudizio, a vivere nella gentilezza, a vivere nell'aiuto dell'altro, a vivere anche nelle differenze. Questo è un modo molto importante proprio per veicolare un messaggio positivo e far sì che questi ragazzi possano essere contagiati dai buoni valori. Preside, che cosa ha insegnato questa esperienza ai ragazzi? In questo accostamento di etica e sport troviamo veramente l'essenza anche dell'educazione, insomma, delle finalità istituzionali che ispirano il nostro agire educativo. In particolare l'etica riguarda regole non scritte e non scrivibili, ma sicuramente non servono i discorsi per insegnarla, ma servono sicuramente i legami. Quei legami che richiamano al dono, alla responsabilità e quindi anche alla capacità di trarre da noi stessi il meglio per poter affrontare in questo caso l'avversario, ma comunque in ogni caso le nostre esperienze, anche le più difficili nella vita, in maniera da poter dare di sé il meglio, senza necessariamente aspirare alla vittoria, ma sicuramente all'incontro con l'altro nel migliore dei modi possibile. Presente all'iniziativa anche l'arbitro di calcio Gianluca Sacchi. Divertitevi e sognate il più possibile, ha detto ai giovani. Lo sport è importante per la crescita personale, fate tutto col massimo impegno. Lo sport come valore di vita, lo sport come principio per una vita sana, è quello che quando si va a parlare con i ragazzi è l'obiettivo principale, quello di farli essere parte attiva a questo mondo, il mondo dello sport,
che sicuramente non creerà magari tutti i campioni nello sport, ma sicuramente creerà campioni nella vita. Tutti gli sport che si praticano, il principio base è quello di metterci amore in quello che si fa. Poi ripeto, non tutti si arriveranno ai livelli massimi dello sport, della pratica sportiva, ma è una formazione che poi per la vita li ripagherà al 100%. Ora è 16.42 del 3 giugno 2023, un orario e una data che resteranno per sempre nella storia della bocciofila San Cristoforo, che ha staccato il pass per la Serie 2, la seconda serie nazionale di bocce. Una cavalcata trionfale, quella della squadra targata Sportland, culminata con una giornata di anticipo nel campionato di Serie B e arrivata al primo tentativo grazie a un mix di gioventù ed esperienza dove tutti hanno fatto la loro parte. Il 7-1 contro la bocciofila Fila Morrovalle alla 13ª giornata ha sancito la matematica promozione. Il patron Paolo Marchionni al termine del match ha annunciato una grande festa per la promozione. Prima però c'è da onorare il campionato con l'ultima sfida in programma sabato prossimo a San Benedetto, poi spazio alla consueta gara nazionale a coppie organizzata da San Cristoforo insieme al circolo Le Fontanelle, al termine della quale si tireranno le somme e si getteranno le basi per la prossima stagione, una stagione che vedrà San Cristoforo nell'elite delle bocce nazionali. Ed ora apriamo l'album di Fanu TV, perché questa sera vogliamo fare gli auguri a Giuseppe Manoni e Patrizia Volpini, che il 3 giugno hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Questa coppia di bellocchi di Fano ha rinnovato in chiesa le promesse matrimoniali. Tra poco trasmetteremo un approfondimento dedicato alla sagra della trippa con i fagioli, che si svolgerà dall'8 all'11 di giugno a Centinarola di Fano, e poi uno speciale dedicato al Collegio Territoriale dei Periti Agrari delle Marche. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.